Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi, che fa parte della serie In 7 minuti, proverò a raccontarvi e a spiegarvi, appunto in quell'intervallo di tempo, spero di riuscirci, come funziona Tezos, che cos'è quindi questa piattaforma di smart contracts, quali sono le sue particolarità, come funziona il baking soprattutto, che è il modo di ottenere ricompense annue vincolando i propri token e partecipando alla validazione dei blocchi e non solo, e quindi insomma cerchiamo di capire un po' di più di questo ecosistema molto complicato, molto avanzato, ma molto interessante, di cui ho sentito spesso parlare e che voi stessi mi avete chiesto di approfondire. Attenzione, se siete interessati a qualcos'altro in futuro, quindi se vorreste che io facessi un video in 7 minuti inerente a un argomento di vostra scelta, scrivetemelo nei commenti, fatemi la vostra proposta, così che io vedo le proposte più richieste e mi concentro soprattutto su quelle. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like per dimostrarvelo, per dimostrarmelo, per farmi contento, per incentivarmi sempre a produrre. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e cliccate la campanellina, fondamentale per farvi arrivare tutte le notifiche ad ogni nuovo video che faccio, sempre sul pezzo. Iscrivetevi anche al mio canale Telegram e ai miei social, trovate tutto nella descrizione. Basta, ora facciamo partire il cronometro e parliamo di Tezos. Con l'aiuto di queste slides oggi provo a presentarvi la blockchain, nonché piattaforma di smart contracts, Tezos, che è in grado di evolvere nel tempo, in continuazione, grazie alla sua governance che è completamente on-chain, con un algoritmo di consenso di tipo proof of stake. Partiamo dalle basi, quindi perché utilizzare Tezos? Come vi ho accennato, la sua principale innovazione è proprio la governance, che è completamente on-chain. Cosa significa? Significa che è possibile proporre emendamenti sulla blockchain stessa tramite un sistema di votazione che avviene sempre sulla blockchain stessa, e questi emendamenti sono volti a modificare diverse caratteristiche, compresa addirittura la stessa governance e lo stesso sistema di votazione. Il sistema di votazione si basa sui token holders, ovviamente, che saranno loro a votare, ed è basato su incentivi al buon comportamento. Si può delegare il proprio potere di voto a terzi. Questo rende non più necessario forcare la chain nel caso di modifiche importanti. I fork sono estremamente dispendiosi in termini energetici, economici e soprattutto di sviluppo della piattaforma, perché spesso frammenta la community e gli sviluppatori stessi. Il Proof of Stake viene scelto come algoritmo di consenso perché è meno dispendioso del Proof of Work e più decentralizzato. Ho messo un asterisco sul decentralizzato perché la nascita del fenomeno di mining pool lo ha portato a centralizzare estremamente, appunto, il mining power, perché il piccolo miner non riuscirà mai a validare un blocco su Bitcoin e quindi si deve unire con altri delegando la sua potenza appunto a un mining pool. Alla fine sono quei pochi mining pools che hanno la stragrande maggioranza dell'hash rate di Bitcoin. La Proof of Stake invece mette in controllo i token holders direttamente, perché sono loro a decidere poi delle sorti della blockchain, validando nei blocchi e votando per gli emendamenti. Questo differisce dalla Proof of Work, dove invece sono i miners in controllo, che spesso non sono la stessa cosa che i token holders. È scritta Tezos in un linguaggio che si chiama OCaml, che è un linguaggio di programmazione che permette la verifica formale degli smart contracts. È un linguaggio estremamente modulare e malleabile. Gli smart contracts in realtà sono scritti in Liquidity, che è un altro linguaggio che però condivide la sintassi con OCaml, quindi li rende facilmente auditabili e verificabili. Andiamo a vedere adesso le caratteristiche della Proof of Stake di Tezos, come funziona. Lo staking in Tezos si chiama baking, cioè una sorta di metafora con il mestiere del fornaio. Il baking prevede il vincolare i propri Tezis, XTZ, che sono appunto i token della blockchain Tezos. Per diventare baker occorre avere almeno 8.000 Tezis, che fanno un roll, si chiama. Perché viene utilizzato il roll? Per avere una maggiore efficienza sulla rete. Ovviamente il dover scegliere tra un numero minore di candidati rende i calcoli più snelli che dover scegliere tra tutti i token holders, anche i minori. Tra i bakers viene scelto casualmente, quindi un roll per la validazione in base all'algoritmo di validazione del blocco, e ogni blocco, oltre ad essere validato, anzi scusate, ogni blocco verrà validato se è quello che viene reputato migliore tra i candidati. Come si fa a reputare?
farlo. Ogni blocco ha un parametro che si chiama fitness e i bakers non devono solo validare il blocco, ma anche fare quelli che si chiamano endorsements. Io vado a testimoniare la bontà di un blocco. Il buon endorsement viene ricompensato e il blocco che riceverà il maggior punteggio di fitness, quindi il maggior numero di endorsements positivi, sarà il blocco migliore e quindi sarà lui che allungherà la blockchain. Ogni blocco ha bisogno di 32 endorsements. I token holders infine possono delegare il loro baking power, il loro endorsement power e il loro diritto di voto a terzi, mantenendo proprietà dei loro tezis, però pagando ovviamente una fee sulle ricompense che è decisa dal colui al quale delegano il proprio baking. Questo rende possibile fare baking con meno di 8.000 tezis, se non si arriva ad avere un roll, però appunto si delega a qualcun altro l'operazione, si paga una piccola commissione. Ogni blocco viene creato ogni almeno 60 secondi. È stata creata un'unità di tempo, un clock, che è definito ciclo. Attualmente un ciclo equivale a 4.096 blocchi. A cosa serve? Serve per appunto dare timing ad alcune operazioni che ne hanno bisogno, quali il vincolo e svincolo dei tezis da parte dei baker, che ovviamente li devono vincolare, rimarranno vincolati per un tot di tempo, appunto viene misurato in cicli, e alla fine verranno svincolati, quindi chi vuole fare baking deve tenere i fondi vincolati per un po'. Per impostare checkpoints sulla rete che ad un intervallo di tempo fisso vengono creati in modo da evitare le riorganizzazioni profonde in caso di eventuali attacchi del network. Per elargire le ricompense di baking e di endorsement. Insomma, queste vengono elargite appunto in ritardo assieme allo svincolo dei tezis proprio per permettere di continuare a fare verifiche sull'onestà dei vari partecipanti al processo. Riguardo all'onestà ci sono incentivi ad operare in onestà o meglio disincentivi a non operare in onestà, a dir la verità, perché double baking, double voting e double endorsement ad esempio sono denunciabili e punibili. Colui che invece ha agito in maniera malevola perderà i suoi fondi vincolati. Questo si chiama slashing nel gergo di Tezos. La baking reward, per darvi un po' di numeri, è all'incirca il 6-7% annuo se uno continua a fare baking e non delega, altrimenti si decurta ovviamente la fee. Infine andiamo a vedere come funzionano gli emendamenti, come funziona la procedura di voting. Allora, inizialmente c'è una fase chiamata proposal, dove vengono proposte diverse possibilità di emendamento. Viene fatta una votazione e la proposta con un maggior numero di voti passa alla fase di exploration. La fase di exploration prevede un'altra votazione e quindi si vota se questa proposta che è passata dalla fase prima deve essere testata oppure no. Una volta che il voto passa, passiamo alla fase di testing. Se il voto non passa, si ritorna alla fase di proposal. La fase di testing prevede il fork della blockchain di Tezos e una test chain viene forcata per 48 ore e viene implementato quella miglioria proposta. Quindi dopo 48 ore viene fatta un'altra votazione che prevede l'attivazione oppure no del nuovo protocollo. Se la votazione passa, il protocollo viene implementato in main chain. Se la votazione non passa, si ritorna di nuovo alla fase di proposal. Tutte queste votazioni che vi ho detto hanno bisogno della supermaggioranza che equivale all'80% dei voti. Il quorum è l'80% dei voti. Stop al cronometro, spero di esservi stato utile. Adesso prendo un attimo di fiato. Ringrazio nuovamente l'utente Hello World per l'aiuto nel fare una review di queste slide e nel appunto aiutarmi a scrivere quello che mancava, a correggere alcuni piccoli errori. Quindi ti ringrazio per il tuo tempo. Spero che vi sia stato utile, ditemi cosa ne pensate, ditemi se avete intenzione di approfondire, se siete interessati a Tezos, magari a diventare bakers oppure insomma fare qualcosa per il network e soprattutto ditemi cosa vorreste veder trattato nel prossimo video in 7 minuti, quindi quale coin, quale aspetto, quale particolarità, insomma qualsiasi cosa che vorreste trattato in un video educational, insomma in breve di questo tipo, così voi me lo proponete, poi facciamo la fase di voting, poi la testiamo, no, a parte gli scherzi, le cose più richieste, poi quelle che vedo che nei commenti sono più richieste, io sono quelle sulle quali mi concentro. Vi auguro una buona serata e alla prossima!